Buonasera e benvenuti al nostro TG Sport. Partiamo parlando di Serie C, di calcio, quello che ci riguarda da vicino, il girone B, quello appunto dove milita la Pistoiese. Andiamo a vedere un po' la classifica, cosa recita quando siamo alla prima giornata di ritorno della stagione. Guardiamo un po' il rendimento in alto e in basso. Chiuso il girone di andata nel campionato di Serie C, è già andata in scena la prima giornata del ritorno, con la classifica che si sta pian piano delineando. Nel girone B ci sono dati interessanti che riguardano il rendimento tra le protagoniste della stagione, una lotta al vertice tra Reggiana e Modena verso la promozione in Serie B e probabilmente sarà quella che terrà tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo turno. I Granata hanno avuto un miglior rendimento fra le muramiche, ma di solo un punto di differenza in più rispetto ai Canarini. Stessa cosa se guardiamo i punti guadagnati in trasferta. Questa volta è il Modena a superare la Reggiana, ma anche in questo caso di solo un punto. Al terzo posto l'Ancona Matelica, 22 sono i punti che ha conquistato al Del Conero. Fuori casa il Cesena, 18 punti messi a segno. Situazione diversa invece nelle zone basse, quelle calde, due fanalini di coda. Viterbese, ultima a tutti gli effetti, anche sul rendimento in trasferta, solo 4 punti raccolti. E Grosseto, in realtà penultimo, solo grazie allo scontro diretto a favore. E ultimo nel rendimento casalingo, solo 6 punti collezionati allo Zecchini. E infine la Pistoiese, terz'ultima a 16 punti, che lontano dal Melani ne ha fatti solo 6. Seguono poi la Fermana, che ne ha invece conquistati 5, e la Viterbese 4. E a proposito di Pistoiese, oggi sono ripresi gli allenamenti in Casa Arancione, tutti agli ordini di mister Lopez, una seduta mattutina e poi pomeridiana, una squadra che dovrà ovviamente assorbire il carattere e ciò che vuole il nuovo tecnico Arancione, e soprattutto in questo momento di stop del campionato. Si lavora sul campo per poter poi tornare a giocare l'8 gennaio con la trasferta a Grosseto, c'è però chi lavora anche nelle stanze dei bottoni per le trattative di mercato. E allora ci dovremo aspettare qualche uscita, qualche entrata, un organico che necessita di essere rinforzato per disputare quest'altra metà della stagione con risultati più soddisfacenti di quelli del girone di andata, se si vuole centrare la salvezza. La Pistoiese si allenerà anche domani e giovedì, poi 3 giorni di riposo e tutti a Pistoia il 3 gennaio. E fra l'altro, visto che parliamo di calcio, andiamo in Serie D, dove di poche ore fa è la notizia che la sfida fra Lentigione e Aianese, che era prevista per un altro appunto rinvio il giovedì 30 dicembre, è stata nuovamente posticipata data da destinarsi. Questo quanto si legge nel comunicato della società neroverde, la motivazione del rinvio: due casi di positività nel gruppo squadra dell'Aianese, quindi si può dire chiuso l'anno 2021. Questo è il testo del comunicato diramato dal club. L'Aianese Calcio 1923 comunica che la partita contro il Lentigione, prevista per giovedì 30 dicembre, è stata rinviata data da destinarsi. Si tratta del secondo rinvio dopo che l'8 dicembre la neve caduta all'Immergas Arena di Sorbolo aveva reso impossibile la disputa del match. Termina quindi con due gare da recuperare, quella contro l'Athletic Carp e appunto contro il Lentigione, il 2021 dei neroverdi. E andiamo in promozione sempre di calcio, c'è una bella sfida al vertice fra Quarrata e Ponte Buggianese, un duello anche fra due allenatori molto esperti come Riccardo Agostiniani e Andrea Petroni. Una vera e propria sfida al vertice, quella che sta divertendo il campionato di promozione. Protagoniste della stagione Quarrata e Ponte Buggianese, entrambe al comando della classifica, pari merito da una parte mister Riccardo Agostiniani in giallorosso, dall'altra l'allenatore Andrea Petroni per i biancorossi. Due tecnici esperti della categoria e non è la prima volta, fra l'altro, che le loro storie calcistiche si intersecano. Questa volta c'è la corsa verso la promozione in eccellenza. Due squadre che si stanno dando duello e che stanno disputando un bel campionato, forti di rose composte da giocatori ormai consolidati per queste categorie, pur avendo dovuto fare i conti con le difficoltà del momento. Si preannuncia quindi una seconda parte di campionato avvincente, anche con organici rinforzati dal mercato invernale. Sono contento, molti di quello abbiamo fatto, perché io quando sono arrivato a dicembre 2 anni fa, a parte Covid permettendo, poi si è giocato poco, ci sono andato, e lo sa il presidente e il direttore, perché comunque credevo che, pur essendo all'ultimo posto, quella fosse una squadra di valore, e sono soddisfatto in maniera
maniera particolare, perché per esempio, in queste 12 partite quest'anno che abbiamo giocato con 7, 8, 9 undicesimi di quella squadra lì che io ho preso all'ultimo posto, quindi credo di averli comunque dato a questi ragazzi consapevolezza di un gruppo importante che comunque non doveva giocare per la salvezza, ma era un gruppo di valore che poteva giocare per comunque lottare per vincere un campionato. Non abbiamo avuto inizialmente i soliti propositi del Ponte Buggianese, che comunque hanno dichiarato tutti a più riprese che la squadra è costruita per vincere. Noi abbiamo detto che comunque se si rientrava a queste 3 o 4 squadre sarebbe stato un buon risultato. A questo punto però abbiamo finito manco una partita giornata andata, ti dico, secondo me, avendo visto i valori di tutte le squadre, credo che la nostra squadra possa stare lassù. Abbiamo preso 7 gol in 12 partite, secondo me questa è stata la nostra forza. Il Ponte è molto bravo perché hanno vinto su 8 partite, ne hanno vinte 3 al 90esimo e 2 all'85esimo, quindi vuol dire che sono stati molto bravi. Insomma, l'impressione è che la battaglia fra Quarrata e Ponte Buggianese si giocherà fino all'ultima giornata. E adesso un po' di basket. Alberto Peluffo non è più il presidente del consorzio Pistoia Basket City. A comunicarlo attraverso una nota stampa è lo stesso consorzio insieme alla società Pistoia Basket. Alberto Peluffo era presidente del consorzio dall'aprile del 2015 e vicepresidente del club biancorosso dal luglio 2017. Una decisione dettata da motivi lavorativi, si legge nel comunicato, poiché all'inizio del nuovo anno Peluffo si trasferirà a Torino per iniziare una nuova avventura professionale. Il 10 gennaio si svolgerà l'assemblea elettiva straordinaria, dove sarà identificato il soggetto che avrà il compito di traghettare il consorzio Pistoia Basket City per poco più di un anno, fino all'aprile 2023, quando scadrà l'attuale mandato. A seguito poi delle elezioni del nuovo presidente del consorzio sarà anche ridefinita la composizione del consiglio di amministrazione del Pistoia Basket. E termina qua il nostro TG Sport. A tutti voi una buona serata.